attimo solo che mi posiziono. Eccomi qui. Questa settimana sembrava non volermi regalare delle ottime giornate, degli scenari, dei panorami deliziosi, ma invece no. Il buon Dio, come ha saputo che stavo salendo in vetta al Cervialto, ha fatto una telefonata a tutti i suoi amici, quelli che diciamo gestiscono il servizio meteorologico, e gli ha detto: guarda, fai diverti un po' a Carmine, dagli un po' di colori, un po' d'azzurro, un po' di verde, perché non voglio fargli fare brutta figura con gli amici. Vetta del Monte Cervialto, dovremmo essere in provincia di Avellino? Spero di sì, spero di aver indovinato, e di essere nel comune di Calabritto. Adesso ho proprio osato. Comunque, 1809 metri sul livello del mare, la cadenza linguistica, l'accento è quello giusto per farmi prendere sul cazzo, quindi le giuste vibrazioni per svegliare quelli che dicono: Carmine, ma ce ne sono tanti di video, ma io so che con questo tono faccio innervosire un bel po' di persone. Bellissimo panorama quello intorno a me. Adesso prendo il telefonino per mostrarvi un po' lo scenario, la magnificenza che si può osservare da questa vetta. Non mi chiedete cosa rappresenti questa struttura. Comunque indica la vetta, lì vedete anche quella cassetta di sicurezza dove è custodito il diario di vetta, ci sono le penne dentro, se ne portate una in più fate una cortesia, lì c'è una statua, un mezzo busto di qualche santo che ahimè se l'è vista sporca. E adesso un'inquadratura rapida sui rilievi montuosi che si possono osservare intorno al Cervialto. Non so come si chiamano, purtroppo in cartografia e in geografia non sono il massimo, non sono un furbo che prima di partire per un'escursione si studia tutto per far bella figura, quindi è facile capire che non sono un personaggio impostato, per fortuna. Comunque io continuo a mostrarvi tutti i rilievi montuosi, tutte le varie vette che si scorgono. Una delle più carine è questa che vedete di fronte a me, tra i due punti alti, sembra esserci una piccola pinna di squalo. Continuo comunque, come potete notare i colori sono davvero meravigliosi, questo verde in vetta è spettacolare, solita vegetazione comunque, niente alberi in vetta, però basta fare pochi metri per ritrovarsi subito all'interno di una vegetazione che offre riparo nel caso in cui se sentiste caldo, vi potete mettere tranquillamente sotto ad un albero a mangiare il panino e a reintegrare i liquidi persi. Vi auguro una buona giornata, dalla vetta del Monte Cervialto è tutto, Carmine è sempre più esaurito, vi voglio bene, ciao, un abbraccio, aspetta che ci metto anche un po' di selfie. No, non riesco ad inquadrarmi. Va bene, comunque, ciao.